sono i miei occhiali da qualche parte. Sì, un tempo erano qui, esatto, li pulisco un po'. Aspetta un secondo, un attimo. Sale. Perché cosa hai visto? Un Alzati un gufo. attimo, non me l'aspettavo. Amò. Aspetta, no, ma è fattibile? No. E allora non lo fare. No. Sì, scusate, scusate a tutti. Buongiorno. Buongiorno, un Fino a attimo in quando io? contrattempo perché c'era un punto nero da schiacciare, anzi un punto bianco. Un punto bianco. Che Federica, oddio, si può dire che ti chiami Federica? Ti ho chiamato 10.000 volte Andrea durante le Giusto. live, quindi. E quindi, diciamo, Federica ha denominato i punti bianchi capocchiette bianche. Quindi. Sai che sta uscendo il nuovo controller, no? No, non lo sapevo. C'è quello pro, però so. Se non mi dai gli occhiali Ah, non mi sì, vedi. scusa, Grazie. stavo pulendo intensamente. Effettivamente adesso vedo molto bene. Ebbè, oh. C'ho una tosse strana oggi. Ah! Ora dobbiamo trovare le cariche innescate. Ah, giusto. Beh, che ne pensi di Uncharted 2? Ti sta Ma piacendo? sì, solo Sì. che vorrei soltanto capire dove devo andare. Penso di qua, no? No, dovresti andare alla scala e buttarla giù. Presumo. No, vai a sinistra. No, non ci arrivi là. Forza bello, datti una mossa. Ci sono Ah, no. Ah. cariche da innescare. Giusto. Quindi. Devi mettere gli esplosivi, guarda c'è il coso verde lì che lampeggia e devi innescare le bombe. Ancora tre cariche da innescare. Ah, girati un po' intorno. Eccolo. C'è un altro verde che Ne mancano ancora due. si sente malissimo comunque. Bene, ancora una e ce ne andiamo. Forza bello, datti una mossa. Ah, Ci di sono nuovo. cariche da innescare. Non lì, no, non lì sicuramente. Dietro proprio. No, 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 scusami un attimo, vai dove stavi là. Dove stai andando? Scusa, se ti diceva di andare là, devi cercare bene. No, non lì, dietro proprio dietro, la piattaforma. Allora, girati. No, no, girati. Eccolo. Ok,
Ok, sono tutte. Ora facciamo una visitina a Mr. Lazarevic. Mr. Lazarevic. Potrei andare sulla scala. No, no, Ah, ok. Non ci arrivo. Vieni, ti do una spinta. Ok. Forza, bello, salta. Hai un bel culone, Sally. Grazie. Ci siamo. Oh, deve essere stato uno tsunami a portare queste navi così all'interno. Sembra deserto. Posso tirare? Oh, che peso. Ci passo in mezzo. Secondo te devo andare su di qua? No. No, credo che sia solo una stazione per sparare. Sì. Di là si ritorna indietro. Ma qua c'è una scala. No, ma non si vede da nessuna parte. Vai dritto. Non c'è niente, vai indietro. E poi a sinistra. No, non da qua. Dentro da sto coso. Giù. La pompa è ancora rotta. Questo schifo continua a rompersi. Porta, aggiustiamola, così possiamo andarcene. Guarda, non sono armati. Non sono così tanti, possiamo sistemarli. Non so, Sally, forse... Quadrato. Uno in meno. Hai una femminuccia. Qua d'aiuto non guastava. Beh, te lo stai cavando. Ce n'è un altro in arrivo. Sally. No. Basta sollazzarsi, ragazzi. C'è del lavoro. Tu e i sollazzi, calmatevi. Quindi? Scommetti che se seguiamo il tubo arriviamo al campo. Segui sempre il tubo. Proprio come a Montreal, eh? Vedo che ancora te lo ricordi, eh? Quello là deve essere il campo. Quanti capitoli sono di un certo tipo? È una ventina, no? Sei pronto? Aspetta. Un secondo. 26. Tre mesi e non hai trovato niente. Eccolo Lazarevic. No, 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 scusa, aspetta un minuto. Abbiamo comandato. Quello deve essere Lazarevic. È
È stato beccato mentre rubava manufatti dal sito numero 5. Tu mi tradiresti per questo? No, no, Zoro. Posso spiegare? No, non ce n'è bisogno. Sono circondato da traditori e ignoti! Che ne dici di rovinargli la bella giornata? Fallo. Rivedete che ha controllato il perimetro! Via! Forza! Andiamo! È tutto tuo, amico. Ti copio la prova. Attento, Nate, hanno lasciato un paio di sentinelle. Ok, lo show sta per iniziare. Beh, bravo. Mi devo ricordare. Con cerchio ti ripari o ti sripari? No, ma ti ricordi quando... Di cosa? Ah, vabbè. Sì, ma non c'è nessuna zona. Quadrato. No, ma che t'hanno visto? Vabbè, pazienza. Come si spara? L2 R2. Vabbè, avanza un po'. Vabbè, magari non così esposto, però. Ah, capito. Ho bisogno di fare queste acrobazie. Ehi, questo Lazarevic non perde tempo, Sally. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shamrock. Fin dal 1600. Dei diari di Marco Paolo Polo. Eccoli. Vai, vai, non hai molto tempo. Sì, sì, sì. Il pellegrino meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare gli ostacoli sulla via di Shambhala. Cosa dovrebbe significare? Chiedi a me. Oh, ecco qua. Fu con grande pena che lasciai i miei compagni al loro fato. Un fato segnato dal carico tremendo che portammo da Shambhala. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina. Un secondo. Diavolo, Sally, non credo che la pietra cintamani sia qui. Senti qua, avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona piuttosto che prendere la pietra cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando una tavola? Shambhala. Forse sta cercando di seguire Marco Polo ritroso fino a Shambhala. Perché? Perché la pietra è ancora lì. Chloe, puoi parlare? Aspetta. Sì, ci sono. Senti, durante gli scavi hanno trovato corpi o resti di qualche tipo? No, non avete deciso di fare niente perché... Più di 600 persone sono naufragate e non ci sono i corpi. Non ti sembra un po' strano? Dove sono finiti? Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Bingo. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Chloe, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. Ehi, devi uscire da lì. Devi lasciarmi ancora un minuto, Sally. Non ce l'hai un minuto. Stai giù.
Hanno sempre paura. Al centro. Ira. Vabbè. Arrivano da sinistra. Rigoverati. Con R1 comunque si... Arriva al centro. Merda. Cambia arma. Vabbè, buongiorno. Aspetta. Ma che si radunano lì? Premi L1, miri. Rilascio. A posto. Merda. Che cazzo sta? Priorità. Dietro. Ah, eccolo, perfetto. Arrivano da sinistra. Non vedo. Fallo fuori corpo a corpo. Avvicinati. Non lo vedo. Vabbè, lo visto. Sì, ho capito. Sto andando nel panico. No, non sto andando nel panico. Sono semplicemente impedita. Allora, granata. Tira. In campana. Se vuoi puoi fare stealth, Potrei premere il triangolo. No, premi il triangolo. Un intruso! Vabbè, ma... Che re misterio. Riparati il prima possibile.
No, vabbè. Preparati. Triangolo. Cerchio, cerchio. Ok. Rimanici qua. R1. Bene. Ah, sono finiti. No, eccolo. Mamma mia. Che cazzo sono? Attenzione. Vai, corpo a corpo. Perfetto. A destra. A destra. Riparati. Ecco, lancia una granata, lancia. Va. No, non si vede un cazzo. Perfetto. Prendi granata. Aspetta. Ripari. Allora, rimanici. Cambia arma. Non so una come destra, mi fa. Una destra. Ma porca puttana, ma mi di sta, perché? Come, non so come mi fa? Così. lo so, sei stata circondata. Cos'è stato? È difficile, è una zona molto esposta quella, ti arrivano pure da dietro. Vabbè, buongiorno. Allora, lancia una granata. Va, bene. Corpo a corpo di questo qua. Perfetto. Riparati. Arrivano da sinistra. Bene. Torno dentro la piattaforma. Riparati. Perfetto, rimanici. Guardati anche intorno perché possono arrivare da destra. Quindi controlla sempre. Prova a lanciare una granata. Vai. Perfetto. Se ti trovi meglio, usa la pistola. Con la freccia a destra. Destra e sinistra. Ok. Ok. Granata, bravo, brava. Ok, metto poi uno. Vai. Torno indietro. Come mai mi caccio sempre in questi casini? Ok. Vai. Bravo. Vai, corpo a corpo a sinistra. Ah, non è morto. Allora, riparati sempre verso il solito punto. Vabbè, prendi munizioni. Cerchio. Ok, rimangi. Lancia la granata. Aspetta un po' che si ferma. Morto alla tua destra, controllo. No, sta dietro, dietro, fai corpo a corpo. Ok, ripara di qua sotto. Vabbè, troppo tardi. Ops, cazzo. No, no, no. Ci affiancano. Ho capito. Allora, controlla di, eccolo. Perfetto, rimanici, rimanici, cambia arma. Perché? Perché, perché c'è poche munizioni. Ricarica. Come? R1. Perfetto. No, prendi triangolo. Triangolo. Perché? Per annullare la granata. E non c'è nessuno. Come no? Quanto me li vedi? Qua? No, non ci arriva fin là. Non ce la faccio da solo, amico. Allora. Ok. Provo a raggiungere dove stanno gli spari. Sperando che non arrivi in orda di gente. Ehi, amico, vuoi farmi avanzare? Ehi, amico. Dove cazzo sta? Di là, dove sta sparando Sally? No, è morto.
È morto Sally. Porca miseria. Ritrae fa la botte. Che nascondi lì da dietro? Perché c'è. Ce ne sono troppi. Ok. Torna sulla piattaforma. Eccola, vai. Corpo a corpo. Maledizione! Ok, vai sulla piattaforma. No, non è un buon punto per nascondersi. Ok, perfetto. Vai. Ok, vai. Perfetto. Bene, bene, bene. Torno di... ok, ferma qui. Allora. In arrivo. Perfetto. Oi, quello si è salvato. Perché anticiparlo? Faccela. Ingoia! Perfetto. Si è fatto nessuno niente. Ecco qualcosa per te. Perfetto. Una libra. Cerchio. Allora. Ricarica. No. Vabbè. R1 non hai fatto niente. Vai. Spara lì. Ok, rimani riparata. No, scappa. Dietro. Ripara dietro. Oh. Cerchio. Perfetto, rimanici, controlla perché ce ne hai due, eccolo. Perfetto, torna dietro. Guardati a destra, a sinistra. Vai, corpo a corpo. Corpo a corpo. Quando sei troppo vicino fai corpo a corpo. Cerchio, cerchio. Male. Mannaggia. Vai a destra. Con la visuale, guardati intorno perché... Se ti arrivano da lì è un bordello. R1. Ok, perfetto. Adesso devi aiutare Sally. Devi aiutare assolutamente Sally. Puoi avvicinarti. Sinistra, sinistra. Vai là e spara lì. Bene. Vabbè. Controlla gli spari di Sally. E starà da destra probabilmente. Eccole. Sopra. Ecco, spalle. Ehi amico, vuoi farmi ammazzare? Perfetto. Ok. Non abbassare la guardia. Faccio il possibile da qui. Vai. Spara quello. Corpo a corpo. Dove cazzo è? Non lo so. Attenzione che non hai munizioni, non hai munizioni. Granata. Vabbè. Dietro. Sì, ho visto. Rimanici qua, rimanici. Cambia arma. Freccia sinistra. Ok. No, freccia sinistra. E torna indietro e nasconditi. Lancia la granata e scappa. Vai dietro. Perfetto. Dammi una mano, abbatti la torre. Si è sposta.
Minchia, gli stiamo facendo il culo. Rimani qua. Madonna, aiuto. Suggerimento. Ah, sì, spara la torre. Però ammazza il tizio se riesce a mirarlo. Ah, forse devi lanciare qualche granata, ma non da qui, non ci arrivi. Clicca sul suggerimento. Lancia una granata nella torre. E avvicinati alla torre e lancia. Hai solo una possibilità. Corri. Lancia la granata, mira. Destra, vai. Qua. Sì. Non serve un cazzo, devi entrare proprio dentro la torre. Devi recuperare qualche granata. Allora, corpo a corpo. Vabbè. Cambia arma. Ricarica. Perfetto. Una granata nella torre. E vai alla piattaforma in fondo. Puoi provare a sparare intanto al ciccio lì, deve avere una buona mira. Vabbè, raccogli la granata. Ok, ritorna dove stavi nascosto prima. Attenzione. Ok. No, cerchio. Ok. Mira. E con L1. No, triangolo. Triangolo. Ok. Scappa. Nasconditi. Premi cerchio. Ok, e rimanici. Allora, da qui dovresti riuscire a mirare dentro. Prova L1. Vai, prova a mirare fin là. Cosa è la visuale? No, premi il triangolo. Allora, nasconditi più sopra. Cerchio. Ho premuto! Allora, prova di qua allora. Niente. Allora, premi L1. Mira fin là. Non va. Niente. Cazzo. Ah, non la fa. Boh, no, non ce la fai da qua. Ecco, brava. Mira. No, ma scusa, mira dentro, no? Non ce la fai qua. Ah, si è appiccicato. A posto. Non fermiamoci. Non era previsto che si appiccicasse, onestamente. A posto, ce l'abbiamo fatta. Minchia, che rottura di coglioni queste. Bella, eh? In Uncharted 4 ci sono certe aree mozzafiato proprio. Sì. Mamma mia, veramente bellissime.
Sono dei quadri, veramente. Guardate qua. Bello. Ci siamo. Ehi, sembra che ci siamo. Forse è l'ultimo approdo dell'equipaggio di Marco Polo. Andiamo a vedere. Andiamo. Ah, questo posto avrà almeno un migliaio d'anni. Almeno. Ma mi sa che dovresti scendere proprio. Non si vede niente. Non lo so. Buttati giù. Giù per di qua. Ok, si è acceso la torcia. Sembra che abbiamo fatto centro. Qua ci saranno almeno un centinaio di corpi. Sì, questo posto tiene almeno mille anni. Qua ci saranno almeno un centinaio di corpi. Sono tutti. Beh, Indiana Jones praticamente. Devono no? essersi rifugiati qua durante lo tsunami. Ehi, forse ho trovato qualcosa. Qui. Cosa? Una pietra. Cosa? Devono aver trasportato tutto il carico fino a quassù dopo il naufragio. Ancora resina. L'ho già vista questa. Pure io. Sally, serve luce. Wow. Un attimo. A me è peggio. È dappertutto. Sì, no? Ah, funziona tipo Luminol. Sì. Ok, seguiamo le macchie di sangue. Vediamo dove ci portano. Ma io non le vedo le macchie di sangue. Perché quelle sborra. Ah, no, scherzo. Però funziona lo Madonna. Stesso. Madonna! Oddio! Sto morendo da ridere. Senti. Che c'è? Finito. Ho finito? Infatti non l'ha registrato il microfono. Qualcuno che dovrebbe dire che le macchie di sangue si interrompono, tipo... Qua. Poi? Ok. Si interrompono su questo muro. Già, è strano. Si muove un po'. Sally, dammi una mano. Ma guarda tutto. È di nuovo il momento di spingere. Mi sono fatto male. Minimo. Le tracce portano qui. Questo. Oh mio Dio. Sarò paranoico, ma ho la netta impressione che si siano uccisi a vicenda. Andiamo, Nate. Ti stai lasciando impressionare. Wow. Guardate qui. Guarda cosa c'è qui. Cosa? Prima o poi mi verrà un infarto. Wow. Beh, mai visto un simile. Che cos'è, un tipo d'arma? No, no, è un purba. Un oggetto rituale da Tibet. Serve a distruggere ostacoli. Eh? Sai, quegli spiriti... Mi sembra un po' Bear Grylls comunque lui. Aspetta un po'. Forse è a questo che si riferiva Marco Polo.
Non ho idea di cosa stai dicendo. Nel diario c'è scritto che il cercatore meritevole riceverà un passaporto d'oro per superare gli ostacoli lungo il viaggio per Shangri-La. E così sarebbe questo? Già, è tutto molto interessante, ma dove si va con questo passaporto? Beh, forse questa mappa ce lo dirà. Vediamo. Tra l'India Maggiore e la provincia del Tibet sorge una distesa di templi di fattura mirabile. Centinaia di guglie dorate disseminate fin dove l'occhio può vedere. Aspetta, io quel posto lo conosco, è in Nepal. Già, e non è più una distesa con dei templi. Guarda caso, lo conosce. Beh, è studiato. Un attimo, c'è. È un archeologo lui. Tutti questi templi, solo uno. Cela la via segreta per Shangri-La. E la via sarà rivelata solo al pellegrino con il passaporto d'oro. Quello che non abbiamo noi. Porco cane, noi manco quello rosso teniamo. Andiamo via da qui. A me basterebbe pure un passaporto blu ora come ora. Ah, ma forse col passaporto blu non possiamo andare in Armenia, sai. O il verde. Il verde proprio no. Ma quanti passaporti stanno? Dipende dalla forza del passaporto. Io voglio andare in tutto il mondo. Il passaporto rosso. E allora? Che è quello che è standard, diciamo, no? No, il passaporto forte, che solitamente appartiene ai cittadini dell'Unione Europea, forse anche gli Stati Uniti hanno il passaporto rosso. Il passaporto verde è quello che in genere hanno le persone in Africa. Comunque in alcuni stati dell'Africa, passaporto verde, e non mi ricordo dove altro. Devi essere africano, quindi. Grazie. E infatti il problema è che il passaporto verde non è un passaporto cosiddetto forte, no? Perché ti... È un po' come l'Unione Europea, ma l'Unione Africana. Col passaporto verde viaggi in Africa, ma non se sei... solo se sei africano, ecco. Viaggi in Africa e in alcuni altri paesi del mondo, ma non in tutti. Ok. Ti porto ancora dietro questo vecchio sacco di merda. Calmo, Nate. Molto vecchio sacco di merda. Ho passato gli ultimi tre mesi dietro le sbarre. Meglio che cazzeggiare tre mesi nella giungla senza alcuna idea. Però ho trovato le navi, no? Non ti troveresti nemmeno il culo senza il GPS. È una mappa. Sono venuti fuori da qui. Wow. Harry, guarda qui. Visto? Parlando di mappe. Tra le... Ma questa che gioco sta facendo? No, lei è dalla parte di Drake. Lo so, ho capito, però ma perché gli ha dato la mappa? Vabbè, che facciamo la finta, però. Per essere credibile comunque. Lo so, ho capito. Rimpiangerai la prigione, Nico. Avanti. Si lanciano le saltezze senza farsi niente, cioè. Beh. Oh, brava donna. Hai visto? Ah, merda. Vai bene? Sì, beh, renderà il tutto più credibile. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Claude, devi venire con me. No. Incontriamoci. Ora vai. Andiamo. Mi piace. Sì, immaginavo. Dannazione, ci hanno visti. Via, via! Porco cane. Non ce la posso fare io. Riparati dall'altro lato. Ma puoi anche scappare se vuoi, Sì, dai, sono un bigliacco del cazzo. Vedi dinanzi. Vai, corri, corri. Oh, vai. Proprio quello che non mi serviva. Anche che perché non hai armi. Ma infatti perché non ho armi? Perché sono caduta? Perché premuto cerchio anziché X. Dannazione, ci hanno visto. Via, via! Corri, corri. Alla porta. Sì, sì, sì. Perché non ho armi, vorrei capire. Perché non ho strada, ovviamente. Vai, corri. Ma dove cazzo devo andare? Sinistra, sinistra. Sinistra. E mo? X. Ancora sinistra. Vai su.
bene. Vai, meglio salvo. Fare l'archeologo non è un mestiere così difficile, voglio dire. No, infatti. Cioè... L'osso del collo? Il collo? Dai, coraggio, non ricominciare. Senti, io non so. Io lo so, faccio il passo più lungo della gamba. Sally, dobbiamo cavarcela, ok? Ce la facciamo. Sì. Tu vai dalla tua donna in piedi. Io resterò. Coraggio. Ehi, mi racconterai tutto quando torni. Ecco lì! Merda. Andiamo, prima tu. Ci vediamo, bello. Ci ha messo poco a cambiare idea. Sì. Oh, oh. Spezzerai l'osso del collo. Merda. Ma dici che ti fai male se ti butti da quell'altezza? Ci sono, se non ricordo male, madonna, non mi ricordo, forse sto per dire una cazzata. Comunque forse dai 30 metri in su, se ti butti ti fai comunque male, anche se cadi in acqua, ti fai male. Non è detto che muori, però... Devo vedere, qual è... Sì. Dipende come cadi. No, purtroppo no. Come si chiama là dove fanno i tuffi? Ok, dipende da come cadi, però a Polignano dici sì, styling. Sì. Da quale altezza ci si può tuffare? Al massimo. Altezza massima per tuffarsi? 58 metri. Ah, 58, ok. Sì. Superando i 120 km orari al suo ingresso in acqua. Eh sì, perché comunque appunto, cioè, hai comunque l'impatto. Vabbè, se cadi a candela comunque. No, ti fai male lo stesso. Ma no, dai 58 metri no. Massimo. Appunto. Guarda che, cioè, ti rompi le gambe. Pure se cadi a candela, dici sembra tu. Sembra strano. Va bene, però. Beh, taglia l'acqua. Hai un impatto fortissimo, per cui l'acqua non è più acqua, diventa come una sorta di pavimento. Sì, questo lo so, la fisica, diciamo, basilare, l'ho studiata. un po' devi scappare all'indietro e sparare. Tieni premuto L e premi R2 per sì, giù, L in giù, e poi sparare con R2. Ok. Tipo tempo a canna, quindi. Sì, esatto. Vabbè, questo è ispirato molto a... E vabbè, e perché non va? Premere 2? Premere 2. Tu sto premendo. Ah, no, scusa. Ah. Io non penso per l'altro. Fa troppo ridere sta cosa. Ma che cazzo? Devi sparare. E sto sparando. Arrivato. È arrivato. Devi sparare. Spara, il cazzo, Andrea, non ho più... Merda. Bello, che ti è piaciuta sta parte? Mm. Tu devi vedere... Madonna, io il qua... non vedo l'ora di farti giocare il 4, cioè queste scene qua sono veramente da Hollywood. Sì, sì, hanno fatto ovviamente molto, molto meglio. Oh, merda. Dai! Oh, è qui da qualche parte. Tenete gli occhi aperti. Caculi chiusi, non ci vuole niente. Giusto? Chi è che ha trovato un bus per fare? Puoi fare la stessa se vuoi. Ah, c'è quella roba lì che la puoi lanciare e vale come bomba.
Devi spararci sopra però anche. Tieni rapidamente. Possibilmente riparati però. Ok. Vabbè, lascia stare. Fa la stealth qua. Cerchio. T'hanno sgamato. Destra, destra, destra. Andiamo. Ecco. Ops. Un po' rischioso, no? Ops. Ops. Vai, riparati. E rimanici. Ora bisogna solo trovare Chloe. R1. Altre armi ne hai? Destra? Freccia destra? No, poco, vai, usa la pistola. Fai un po' di razzia. Ah, la granata. Vai, l'ho ben vista. No, credo non ci sia più nessuno, sai. Ma cos'è un arabo? Voleva fare... Vediamo chi è. Sì. Oddio. Di qua. Dovrò trovare un'altra strada. Ma poi perché questa cosa? Ma chi era? Un nepalese. Così, a caso? Non lo so perché, onestamente. No, qua non puoi andare indietro. Ah, non lo posso tenere, ok. Questo sarà il mio ascensore. Giù e poi arrampicarti sul si chiama il cartellone. Che ne pensi della meccanica arrampicata? Vabbè, diciamo a me piaceva all'epoca, mi piaceva molto. Sì, vabbè, ripeto, un po' l'ho giocata sta cosa, quindi... Ah, è vero, il Prince of Persia. Era solo questo, praticamente, il Prince of Persia, quindi okay. Sì. Diciamo sei già esausta. Sì. Ok. Sì, però anche a me divertiva un sacco, eh. Ecco, c'era pure questo, in Prince of Persia potevi anche fare il giro, tipo... Ah, a posto. Diciamo che oggi l'apprezzo di meno perché è troppo al di là, capito, delle capacità umane e quindi sì. non mi piace. Ovviamente la testa che passa attraverso il ferro. Sì, è sì. Bellissimo. Bel parcheggio. Sì. Quelli che faccio io. Sì. E... Ah, dovresti salire, sì. No, la... Sì. Che sto... Ah, non me lo fa fare. Vai qua, sì. Che cazzo? Vabbè, dai, però. Cerchio? Oh, forse ho capito, no, arrampicati. E poi vai indietro col braccio. No, aspetta, ecco, vai X. Ah.
Siamo sopra? No. Attimo, no. La visuale sopra, voglio vedere di sopra. Wow. Spara in testa. Perfetto. Mi posso lanciare? Cioè, vedi, no, non la capi, è una cosa che nella vita reale non accadrebbe mai. Quindi no. Ma no, ma cioè, nel senso, a meno che tu non sia un uno che fa parkour. Ok, ecco appunto, era proprio quello che... Ah, qua stiamo... No! Aspetta, qua dove? No, il bus c'è già. Ma c'era un tizio che è venuto qua? Sì. Eccolo, guardato. Assurdo. Ah, qua dovevi andare. Cerchio. Minchia, quanti cazzo ce ne stanno? Gesù Cristo. E quello è la crisi epilettica. Sì, convulsioni. E qua stealth. Sì. Per forza. Per veramente forza, un bordello, sì. Ce ne stanno. Raccomando, attenta. No, non sei io. Non sei nascosto. Ok, ora sì. Tanto capire dove devo andare, però cioè io pure che mi nascondo, dove vado di preciso? Questa cosa. Nascosto malissimo. Puoi salire le scale e ti conviene pure. Quadrato, quando si sopra vai sopra, mannaggia. Aspetta, okay. Qua. Oh cazzo. Oh, sali e vai lì dietro a quello. Qui. Cerchio, ti hanno fregato, mi sa. No, guarda di le spalle. Sì. Riparati. Perfetto. Ok, rimani sotto, rimani ferma qui. Non ti sporre neanche un attimo. Guardati le spalle sempre. Perché tanto qua sei protetto. Devi guardarti le spalle. Ok. Guardati il to. Scappa. Lancia la gran. Perfetto. Sa. Vabbè, però sono una bogliona, no, niente. Non ce la posso fare. Cioè, perfetto. Lanciare un'altra dietro la porta. Vabbè. Lo so, bro, non devo. Ops. Gioca pulito. Tanto vale che muoio. No, vabbè. Tocca la stanza. Sì, io. Prova. Riparati. Cioè, non riparata, no, c'è la testa di cuori. Che è proprio la parte
Dove se ti becchi un proiettile sei fuori. Prendi un po' di munizioni però, La cambia d'armi. Aia, peccato. Sei morto! Vaffanculo, va. Un fucile a pompa, mannaggia la miseria. Lo troverai. Bella, è che con un colpo muoiono. La mitraglietta. Se fogge no non c'è di più prova vabbè niente. Credo sia qui il fucile a pompa. Eccola. Ok, si va. Chiaramente questa è a distanza ravvicinata. No, no, da qua è inutile che non ci provare neanche. No, no, corri, corri. No, no, no. Ok, riparti. Rimanici, guardati le spalle sempre, perché se stai riparato davanti ecco, vedi? Guarda, guarda. Sei morto, guardami sotto. No, no, è che perché? No, mi sposto troppo. Ti sei spostato. È vero. Devi camperare, è vero che non è nella cultura dei deathmatch, però sì, in realtà. Cerchio. Vabbè. Puoi dire che anche lanciare una granata là sotto. Puoi sì. Anche lanciare una granata là sotto. Che imbecille. Che sapore. Anche un'altra, se vuoi. Lì al centro proprio. No, al centro stanno quelli due. Vabbè. Prova a lanciare un altro lì. Scappa, corri, corri. Sei morto. Se vuoi salire ripara di là e guarda delle spalle. Cerchio. Guarda di dietro. Perfetto. Vai. Perfetto, rimani sopra, rimani. È molto comodo. Poi
Credo ci sia una granata sulla piattaforma, quindi riuscire a raccoglierla. Cazzo ho fatto? Si fa schifo, lo so, fa schifo. Ok, ce l'hai fatto. Controlla se puoi far lanciare una granata più. No, guarda, ti restano i nemici. No, ormai stanno raggiungendo la terra. Si stanno esplodendo, stanatelo! C'è una granata davanti, raccoglie. Ecco, no, dopo. Granata. Perfetto, vedi come sta. No, X. Ho capito, andate, dai. Però vabbè, potete fare quello che sta giusto, buono. Ah, 20 colpi alla testa. Ce ne sono, potrebbe essercene qualcun altro, ma pochi. No, non c'è più nessuno. Bravo. Sì, è l'ottavo tentativo. Vabbè, dai. Che cos'è? Ah, il tuo stomaco. Sì, il mio stomaco stava sintonizzando. Mamma, che fatica. Riparti. Non so per me questa cosa, cioè. Io lancerei una granata proprio lì, no? Vicino, però no. Eccoci. Non si è fatto male nessuno. Ma voi siete pazzi? Ah, ok, beh. Che io debba sempre salvarti il culo. Brava. Beh, si vede che il mio culo se lo merita. Oh, è un antico pugnale rituale tibetano quello che hai in tasca. O sei solo contenta di vedere, contenta di vedere. Io salterei fuori e ammazzerei tutti, sì, ma cioè... Chi è? Urien Mad. E poi? Io il cagnolino. Veramente. Ma so che la Zarevich non andrà molto lontano senza. Io non lo sottovaluterei. Lui e Flynn hanno devastato questa città e avranno già distrutto dozzine di templi. Cosa facciamo adesso? Nate? Oh, odio quando fai così. Guarda un po' qui. Vedi il simbolo? Sì. E guarda lassù. Ok, vedo la somiglianza, ma cosa vuol dire che sappiamo che il copolo trova l'indizio successivo. Il tempio che cerchiamo dovrà riportare questo emblema. Quello che ci resta da fare è trovarlo. Ma ti rendi conto che ci sono perlomeno centinaia di templi del genere in città? Sì, ma se noi potessimo guardare la città dall'alto, potremmo scavare il lago nel pagliaio. Esatto. C'è un eterno lontano da qui. Chloe, non mi sembra il momento. È probabilmente l'edificio più alto della città. Ops. Ah, certo. Ok, è una bella idea. Seguimi. Ok. Quanti video abbiamo caricato esattamente? Ma che cacchio ne so. Scudo antisommossa, prendiamolo. Ah no, non mi serve a niente, non posso 10 mica... 10 video. Come no? Come no? Scusate, dove è andata la tipa? Fino il cagnolino ti ha seguito. Urien Mad. Mm.
11:07, quindi pochi minuti fa. Urien, seguici se vuoi, proprio se vuoi. Cioè, non è obbligatorio. Cioè, io metterei l'obbligo, però ve lo devo chiedere. Gaming 3D modeling, ok, diciamo i tag sono un po' alla cazzo. Alla cazzo, vabbè. Quello sistema. Forse è il caso di sistemare così. Sì. Vabbè, quindi dove devo andare? Cioè... Gira, dai. Vai. Ok. Però ci sono arrivata almeno. Questo sarà il mio ascensore. Niente. No, niente, non ce la faccio, non riesco a saltare, devo fare di qua. E di nuovo pa. Vai. Poi fai, se vuoi sistemare, fai le playlist su YouTube. Perché sennò è un casino. Ah, di qua devo andare, c'è scema. Allora. Vai. Opla. E mo? Poi c'è Uncharted. Questi mattoncini. Poi qua. Giù, sì. Poi qua. Bravo. Vai. Ok. Madonna, che niente. Salute. Salute. Opla. E adesso devo scendere e aprire il portone di là, quindi noi adesso saltiamo qui. E qua. Oh, ok. Siete matti? Il lucchetto. Ovviamente questo non lo siamo collegati. Ma dai. Ingoio. In arrivo. Cioè, io sto facendo questa cosa arrampicata sul segnale stradale, ma ci rendiamo conto? Ah, sì, vedi. Oh, comunque... Da dove cazzo viene? Basta, comunque, no, scusa. Andrei, non ti mettere davanti, please. Fatevi sotto! Questo è fatto. Questo è due batti. Poi costo al toglio. Sono qui da qualche parte. Credo tre però. No, sono due. Ciao piccolo. Colpo in testa, colpo in testa. No, no, non ti muovere, non ti muovere. Cazzo, non ho più
Sono finiti, eh? Vediamo come sta adesso il video. Mamma mia, ma mi sa che 1080-1720 è questo. Non erano finiti. Dobbiamo mettere a 1080 poi lo streaming. Sta a 720. Okay. Ma questo è inutile pure che ci prova. Oh, non so rompere le palle, fratello, dai. Quanti colpi alla testa devo sparare prima che questo muoia? Ok, è morto. Ancora. Cazzo stanno. No, 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 no. Io pensavo che fossero finiti. E invece ce ne sono ancora. Quello che non lì. Ah, va, va, va. Morto. Guerrieri. Giochiamo la guerra. Sì, sì, arrivo. Aspetta, mi prendo un po' di cose. Sì, ora apro la porta, aspettate tutti. Siete occupati voi? Ma quella era una lavanderia per caso? Quale? E quanta, guarda quante lavatrici dentro. Dove? Ah. Ah, una. Forse è una casa. Beh, ora l'ho persa di nuovo. Dove cacchio andai? Bimbo, vieni qua, bimbo, vieni qua, bimbo, vieni qua, bimbo. Snoopy. Snoopy, ah, ok. Meglio di poco, no? È un peccato sedersi sopra un tale splendore. Che cazzo. Eccoci. Non mi dire che non faccio niente. Non è un gioco maschilista questo? No. Per ora. Però... poi non lo so se... no, però è grassofobico in realtà. Perché c'è nell'online, che adesso non c'è più, potevi utilizzare un personaggio che si chiama Drake Ciambella, perché è la versione obesa di Drake. Ma dai! Lo piccino! Dovremmo fare Snoopy obeso. Snoopy Ciambella. Guarda che bello! Guarda che bello! Bellissimo. Bruno. Beh, quindi... cosa dovrei... cosa dovrei fare? Quello che vuoi. No, fai rotola, non lo so. Ah, no, devi sparare là. Si rompono quelle. Ah, ok. E mo? Forza, di qua. Madonna, beh, quanti versi. Un vecchio, proprio.
Perché vedi 80 anni. È gesto cavalleresco. C'è sempre speranza, chiediti se dai, bella. Oh, che bello. Io così lo voglio il mio tecazzo. Tempi bui. Ancora, ma non basta. Cioè, io poi ad un certo punto mi vorrei anche godere la storia, non ammazzare persone, capito? Queste cose così. Non mi piace per niente. No. No, penso che dovremmo arrivare all'hotel per altre vie. Evitare tutta quella gentaglia. Scusa, hai anche un piano oltre alla granata? Sì, ce l'ho. Li aggiro da questa parte e gli rovino la festa. E non dimentichi qualcosa. Qui entri in scena tu, tesoro. Devi occuparti di lui. Ma fallo in silenzio. Fallo in silenzio. Ma sei proprio sicuro? Sono tempi bui. Ma che cosa vuol dire? No. Ah, la ricordo sta zona. Questa è un'area che puoi giocare online. Potevi, ormai hanno chiuso i server. Come mai? Perché i server erano solo su PS3 e li hanno chiusi. Prima o poi lo fanno, per probabilmente incentivare a giocare la versione 4, che lì c'è ancora l'online con tante microtransazioni, cose così, comunque è remunerativo, no? Penso, spero per loro. E quindi, diciamo, non conveniva più tenere, è un costo tenere magari i server aperti, è un costo, però non lo so quanto, onestamente. Non ho capito di chi altro mi dovrei preoccupare a questo punto. Puoi farlo stealth questo? Sì, lo so, però... Sì, adesso... Cioè, quello c'ha due bazooka. Ecco! No, merda! Però li puoi controllare il PG. Oh, dai! Merda! Raccogli, raccogli. Vuoi divertirti? Sì. Vai, sparalo, lì. Bello, eh? Ok, finito le munizioni. Ma vaffanculo, cioè, scusa. Vabbè, è divertito, però. Come funziona questo? No, è complicato, te lo devo spiegare in un'altra sede. E beh. Vabbè, se lo lanci, non esplode. Devi spararci sopra per farlo esplodere. Quindi una bomba manuale, se vogliamo, non lo so. Ok. Allora, devo spararci sopra. Sì, però non ci sono dei quindi... Ana? No, ma praticamente quel coso forse lo puoi prendere. Non puoi, no. No, non posso andarci contro. Corpo a corpo no, proprio, per niente. Dovresti prenderlo quel coso. Lo so, prima me l'avevo fatto prendere, però non mi serviva. Attenzione. Sì, sì, sì. Du, 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 du. Perché se io salgo qua sopra lui mi no, vede. Non ti vede. Però aspetta. Ma adesso. Adesso? No. Non ti vede. Posso fare questo? Certo.
Allora, c'hai l'RPG che è caduto giù. Ma mi hanno sgamata comunque. Sì, vabbè, ma tu e poi ti fa sgamare. Vai, sali sul carretto. Appena si ammuffiano. Vai, 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 la granata, perfetto, perfetto. Mannaggia. Se spari a terra, vale come bomba. Ah. Sì, però ovviamente è un punto bollato. Sì, sì. Ti conviene usarlo sul ciccio. Con questo. Sì, dai, non fa niente, te lo spari così. Va bene. Sì, ma sta pistoletta non mi fa niente. Ah, va, va, devo indicare bene. Ok, va. Vabbè. Ah, scusa. Non è andato molto. Oh, va, io direi che ti consiglio di lasciare un'altra cosa. Vabbè, ormai è tutto dato. No, per il piano. Ah, sì, là, sì, brava. Lasciala là. Non lo lascio a questo posto, non scappa, lo lascio. Scappa. Invece lo dovrò lasciare. Vai, prendi, prendi. A posto, perfetto. Ah, minchia, là c'è il tizio. Là c'è la granata. Ah, vicino, vicino. A posto, vai. Potresti prendere adesso il coperchio di la protezione. Aspetta, aspetta. Io mi avvicinerei lo prenderei. Ok, un attimo. Non provarci. All'inferno. Non è un buon punto di partenza. Andrea, sto cercando di andare qua per prendere il cazzo di coso, quindi... Non rompere il cazzo. Se no, peggio, eh. Eccolo. Eccolo, mo sì che sei impazzito. Puoi avvicinarti pure, puoi fare quello che vuoi. Puoi essere molto aggressivo. Ma una K47 da qualche parte, no, per favore? No, puoi usare solo la pistoletta. Perché? Perché in questo puoi usare solo gli armi. Ma davvero? Sì. Però guarda che comodità. E poi anche qua ci sono qualcosa. Hai visto che bello? Prendi un po' di... Oh, cavolo, i rinforzi. Oh, no! Sì, figo! Merda. Indietro! Allora. I rinforzi, va bene, dai, andiamo. 3-1. Ah, no! Premia 3-1. Premia 3-1.
Posso usare la? No, no. Cazzo. Non ti conviene. Via, via. Sì. No. No, non so che cazzo sto facendo più. Maledizione. Sì, aspetta. Allora, lancerei una granata lì. Dove? Qui? No, sul carretto. Ah. Ok. No, non l'hai preso. Come? Più vicino, a lui proprio. Quanti ne ha saltato? Ah, vuol dire vai al... No, aspetta, vai, aspetta. Il carretto. No, non sprecare la munizione. Vabbè. No. Ehi, oh cazzo. Ah, minchia, dietro stava. Dove mi fa... Cosa... Dove sono? Dove sono? Per terra. Ah, di nuovo qua. No, sto... sono arrivati in rinforzi. Ah, ok. Per fortuna, tra virgolette. Ma perché mi sparano? Ma che vi ho fatto? Ma lasciatemi stare! Oh! Tu si sta guardando intorno. Quanti ne ha soldati? Infatti, quanti ne ha soldati? Cioè... Rimanici qua. Sì. Ok, fatemi fumare. Anche. Però... Ok. C'è il poco amico, Dio Glo, È morto. Sì. La cosa sono morta. Perfetto. Ah no, ok, è vero, non mi posso nascondere. Ma perché? Perché tu mi cerchi. Credo che lo puoi... E tu faccio dietro la schiena se cambi arma. Prova a cambiare arma. No, sì. Faccio a destra. No, te lo butto a terra. Forse saranno in 4, non mi ricordo. Vabbè, io ricordo questa cosa. Thank you.
dall'altra parte. Granata proprio dietro di lui. Ok. Qua. No, un po' più dietro, più precisa. Vai, vai, perfetto. Testa proprio sulla testa. Ah, morto. Ah. Ah, vai là sul carretto. Puoi buttare il tuo scudo, tanto non ti... Già, questo deve essere l'ultimo. No, boh. Ora troviamo un modo per salire. Non ti serve più ormai. Oh oh. Peccato, ti sei dovuto divertire. Sì. Lo vuoi rifare? No. Cazzo. Cosa? Qua intorno. Vieni a vedere, c'è una scala antincendio. È l'unica cosa da fare, spingimi su. Ecco. Ok. Ecco. Sì. Sali, che fatica. Ragazzi. Ma poi la cosa peggiore è che io non sono proprio abituata a controllare, quindi... Arabo. Che cosa? Ah, un cartello. Ok. Io ormai quando vedo cartelli... Molto ingegnoso. Dai. Non dire nepalese. Siamo in Nepal, no? Sì. Vai. Ok. No, no, dall'altra parte. Oh no? No, dall'altra parte. Dall'altra parte. Come ci si gira? Analogico su. Ok, ha fatto. Ah, non puoi fare. Ok, ci sono. Bello. Quindi le armi? Defender. Vabbè. È uguale. Ah, sì, vabbè, meglio la pistola. No! Qualcosa. Il boss! Sì, poi dura. Questo bisogna stare in testa. No, no, in testa proprio. È troppo forte per il corpo a corpo. No! No! Prova ad alzare la granata. No, no, vabbè. L'unico modo per abbatterlo è togliergli il caschetto. No, di Dio. Ecco, gli ho tolto il caschetto. Adesso puoi affrontarlo corpo a corpo proprio. Così ricordo. Forse c'è un altro stato di caschetto. No, ok, a posto. Basta? Tutto qui? Sì, morto? No. Non so manco dove sta l'altro. Ah, eccolo. Le coglioni. Ragdoll proprio. Vabbè. Loro tranquilli e puliti come se non fossero appena passati, cioè a parte che un poco di terra sulla faccia, come se non fossero veramente appena passati attraverso l'inferno. Ok, neanche una chiazzetta di sangue. Oh, no! Niente da fare. Si è bloccato l'ascensore. Ce la farai? Sì, peccato non abbia nulla da leggere. Sembra che l'interruttore sia all'ultimo piano. Aspettami. Beh, qui, ci penso io. No. Scusa. Non ci pensi tu, fratello. Niente corrente e una ragazza intrappolata. Manca uno zombie dietro l'angolo e siamo a posto. Beh, bello comunque. Comunque l'altra pistola è forte, eh? Mi sa che ce l'ho già. No, questa no. Ah, no, la 9 mm, no, no. Va bene. Allora. Guardati un po' intorno, voglio vedere un po' l'aria. Sì. Se me lo facesse fare, ok. Andiamo alle montagne. Cos'è il Pakistan, mi sembra?
Non so che bandiera. Pakistan. Bandiera. Bandiera Nepal. Ah, ecco, sì, quella rossa è Nepal. Nepal. E quello è il Pakistan. Sì, sicuramente. Però... è Stati Uniti, perché? Perché si è girato dall'altra parte? Oh. E oppla! Madonna, ma per me che soffro di vertigini sta cosa. Oppla! E la miseria. Quella che bandiera è, boh. Guarda caso. Come? Poi c'è la bandiera dell'India. Però questa bandiera rossa non so cosa sia. No, onestamente. Bella la bandiera indiana, no? Sì. Ehi. Bene, bene. Ammuso. A casaccio. Ok. Risaltare? Sì. Ah, ok. Sì, sì, davvero. Io pensavo di andare col salto sopra l'altro palazzo. Sì, sì, ok, superuomo. Esatto. A te Nicio ti fa un baffo. Mi sa che c'è qualcuno là dentro. Vai. Non ti preoccupare. Sì. Vero? Sì. Vai. Guarda, ondeggio come una bandierina. Ah. Bravo. Ciao. Ehi! Lasciala! Ehi! No, non proprio lineare. Vai, adesso io. Spara sul barile. Sì, sì. Bella. Però non si può salire. Dietro la lavatrice. Ok. R1 sempre. Sempre carica la pistola. Siamo in ciccio. Hai la boa, vero stronzo? Ah, vabbè. Ah, come vuoi. Non è che qui? No. Sei spacciato! Qua. Sì. Ma c'è? Certo, di preciso non so dove sto andando e se sto andando bene. Eccolo! Sì, scusate. Dove cazzo mi riparo qua io? No. Oh no, ho perso la pistola. Ah no, ce l'ho ancora. Ok. Bello, ah, bello, eh? Ah, questo è niente rispetto agli altri giochi. O anche dopo ci sono scenari più belli. Non lo so, forse ho sbagliato ad andare di qua. Ma ma come faccio? Non... forse sì, sai,
aspetta, guarda da dove sta andando. Ah. Forse questo è il legno? No, è ferro. Ah no, sì, è ferro. Ok. Quindi penso di dover andare di qua. Bello, 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 mi piace molto. Complicato, mamma mia. Cosa, il gioco che qui, ha qui non cose. Si usa Aldini per fare sti cose. Infatti. Qua tutto completamente da zero. Mi sa che io devo tornare indietro comunque. No. Boh. Allora, ragioniamo. Me la sono vista molto brutta, devo dire. Pure io. Secondo me qua devi andare. Dove? Qua dentro, c'è un modo per salire. Scusa, guarda in alto. Devi salire qua. Ho capito, come? Posso vedere? No. 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 Allora c'è una barra, c'è una... Vai fuori, spawni. Là. Ah, questa. E c'è poi la... Sì. Credo che sia del malaugurio. Ah. Ce la fai? Aspetta, un attimo intanto. Bello. Ops. Non devi premere più volte. Lo so, ho sbagliato. Dai, mi fa ripartire da qua. No, ma... amico uccello. Oh. No, adesso... Gesù Cristo. E adesso? No, a destra. Ti lasci. Ma io neanche se mi pagavano 8 milioni di euro la facevo una cosa del genere, ma neanche per l'ultimo ritrovato. Perché? Neanche per l'ultimo ritrovato del. Dove? Dietro. Dove sta? Cazzo di spara? Che ne so io. Dal piano di sopra mi sa, sai. Vabbè, dai. Niente. Non so dove sono, ma sono sicuramente in pericolo di vita. Quindi. Allora, Federica, tranquilla. Madonna, mi sta venendo la nausea. Ho capito. Non va. Vai. Salta. A posto. Chiuso. Sei mio. Poi apriò la l'indietro. Vai, zuppa. Nate, ti sei già dimenticato di me per caso? Oh. Sì, puoi cadere da qua. Trovato. Cioè, io nel frattempo ho rischiato la vita. Lei sta in ascensore. A 30 piani di distanza. Ehi, mi pare che inizia a piacerti un po' troppo. Dai, va. Un condizionatore. Una piscina. Sono state rilevate alcune stampanti inutilizzate. Le vuoi rimuovere? Sì. No, non l'ha fatto. Non match.
Perché stand controller? No. Allora posso fare un bagno? Certo. Ah. Posso nadare? Ehi, certo. Vuoi tirare a palla nuota? Sto sognando. Andiamo. Marco. No. Splash. Pazzo. Polo. Ok. Ah, pesce sì, portato. Ci voleva. Molto bagnato adesso. Sì, sì, ci voleva. Ok. Bella sta casa comunque. Cioè, se fosse intatta ovviamente sarebbe ancora meglio, però. Ok, dunque... Che devo fare? Dove devo andare? Ma che volete da me? Questa mi segue e non dice niente. Baby, dammi un suggerimento. Ah, forse devo andare di qua. Questa. No. Oddio. Tu però. Cara. Secondo me no, secondo me no. No! Beh, il trofeo penso sia stato dato al caso. Vabbè, che c'entra? Io voglio notare lo stesso. La vuoi una villa così? Sì. Una piscina di terrazzo così. Sì, sì, il mio sogno. Dai, forse devo andare qua sotto. No, non lo so dove devo andare, ma che volevo. Vai dritto là. Dritto là, vedi un po' cosa c'è. Un tavolino. Niente. Se mi danno un mojito. Guardati in alto. Se mi danno un mojito mi fanno pure più felice. Madonna, che voglia. Pagherei per una sigaretta e un mojito in spiaggia. Adesso. Guardati sempre in alto. Niente. Quindi la compriamo? Sì. Ok. No. Ah sì, perfetto, devo andare. Bravo. Non so se ci sarei arrivato io. Ormai ho capito che questo gioco, tutto quello che io penso che sia impossibile fare, in realtà lui lo possibile. Può fare. Quindi. Ok. Secondo me è fake lo spettatore medio, uno spettatore medio. Pure secondo me. Però penso che della gente passi. Sì, ogni tanto passa, però. Ora dobbiamo trovare il tempio giusto. Quell'unico che sta lì fisso è fake. È facile dirsi che a farsi. Già, non dirmelo. Forse potrei. Ehi, bingo. Bingo. Eccolo là. Potrò non hai bagnato. Credo che fa caldo. Mezzo a tutti gli spari e alle esplosioni. Fortunati. Nate, è dove le Zarevich è accampato. Io speravo di andare nella direzione opposta. Beh, sono tempi buoni, no? Drake avvistato nel settore 18. Oh, merda. Questo non è il settore 19, vero? Figlio di puttana. Ok, dobbiamo andare. Per favore, di nuovo. Come? Esattamente, proprio in quel modo. Voi siete pazzi con la pistola. Ma stiamo scherzando. Secondo te è possibile? No. Secondo me sì. No, secondo me è per attrito. Sì, no. Cioè. Mamma quanto è verticale. Più verticale Uncharted 2 di Cyberpunk. E mo? Buttati. Ma che buttati? Non lo so, rischiatela. No. Vabbè. Dai, no. Con la rincorsa. Dai, ma. Geronimo! No. Ecco, fatto. Dannazione. Come arriviamo dall'altra parte?
Come arriviamo dall'altra parte? Grazie, perché giustamente Nathan Drake adesso si deve smazzare tutto il parkour della situazione. Sì, mi arrampico sulla porta. Vai, ore. Oddio, attenzione. Di cosa, cioè di legno, poi, capito? Ovviamente. Non ci. Andate tutti a quel paese, andate. Porca merda. Oddio. Io sono una persona sensibile. Sì. Ma va, ma state zitti, ma che volete? No. No, non vi faccio niente. Non vi faccio niente, no? Ah, ok, c'è un tizio. Ok, non ho sbagliato. togliti. Ma è stato. No, non fa niente. Mannaggia. Devi scappare, va. Non provarci. Ma non provarci tu, compa, cioè. È andata male. E invece è andata male a lui. Ok. No, non gli fai niente. Diceva prima che uno per cancellare una granata. No, prendiamolo. Oh. Comunque si arriva dall'ascensore. Sì. R1. No. Scende giù. Sì. Che diavolo stanno facendo? Così non va. No, non è carta. Devi aspettare. Sta venendo giù. Ma che cazzo sta succedendo? Ma me lo volete spiegare? Scappa. Scappa. Non ci posso credere. Si scontra. Perché tanto questi qua sono la cosa meno peggio che mi poteva capitare, in realtà. Che diavolo stanno facendo?
Così non va. No, che non va così. Poi no, non c'è altra via di fuga. Cioè, ma faccio questo. No, 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 non lo so più manco io. Ah, sta venendo giù! Ti è andato male. Attenzione, No. Cosa devo fare? Rimanere più sopra possibile. Va bene. Ho sparato lei. Il diavolo stanno fuori. Qua. Così non va. No, merda. Sta venendo giù! Sì, hai tanto, Maledizione! Allora, io adesso faccio così. Potrei saltare, devi saltare all'ultimo. Salta! Ah, ok. Mamma! Ci mancava tanto così. No, vabbè, troppo, cioè... R1. Cioè, abbiamo sfiorato la morte e lui si preoccupa di ricaricare la pistola. Cioè... Di qua, vieni. Bisogna essere sempre pronti al combattimento. Di qua non possiamo andare? No. No. Ma sopra sì. Aspetta, vediamo cosa c'è qua. Qua giù. Nella stanza dove stai entrando. Questa è quella che siamo atterrati. Bella, prendila. Può essere d'aiuto. Molto. Bella, eh? Cioè, siamo vista male. Male. Vista tutta, male è un eufemismo, voglio dire. Mi sa che siamo capitati in bassa stagione, eh? Dai. Ma questa poi è la tizia bionda che si vede in Uncharted 4 anche? Non è bionda questa. Però... No, perché tu hai visto il Barbie 3. No, è la tizia bionda... Non me lo dire allora. È un'altra tizia. Okay. Vabbè, la incontri anche qua comunque. Ok. In realtà sta dal primo titolo. Ah. Quindi di qua no. Spostiamoci di qua. Tutte queste lavatrici. Allora, sicuramente devo andare di qua. Oh. No, giù però, possibilmente. Puoi saltare di là, ce la fai. Fidati. Visto? Non va bene. Mamma mia. Cosa? C'è una granata. Ehi! Oh! Riparati. No! Che volo di merda! Dai! Allora. Come mai stai giocando normale? Andrea. Io ho questa. Ah? Bravo, bravissimo. Bravo. Io nel frattempo ho fatto altro nella vita, quindi. Beh, ero minorenne io. Ero minorenne, avevo 13 anni. Ok. Io andavo a mare l'estate, quindi. Pure io andavo a mare a giocare alla play. Ecco. Allora. Ah, devi far abbassare la. Con la carriola, sì. La carriola. Un po', grandioso. Li hanno costruiti i combattenti della resistenza per muoversi tra i tetti. Ci è andata bene. Abbiamo capito cosa dobbiamo fare? Oh. Benissimo. Vedi, io al primo... Ma come si rompe sto coso? Ma che ne so, io al primo tentativo comunque non riesco a fare niente. Mi dovete dare almeno 2-3 tentativi. Io mi chiedo se esistono veramente queste... Ah, prendi quell'arma. Quale? Quella che ti stava sparando il ciccio. Ovviamente... Trovatelo! Prendi questa...
pistola, la pistola. Beh, ma scusa, abbiamo quella più forte. Qual è? Ah, è vero, hai ragione. Ok, di proprio di prepotenza. No, scusa, che no, faccio? C'ho dei nemici e gli faccio una carezza? Sì, no, dico, sono molto forti. Dove stanno? No, qui. Ma chiedere a chi? Che so, Gesù Cristo? Ah, ecco. Ah! Vai! Bello! Bello, no? Una granata! No, no, vabbè, non c'è bisogno. Sì, hai finito. Ah, appunto. Tieni la pistola. Ehi! Il tipo non è morto! Ah, adesso devi usare il ciccio bombo contro l'elicottero. In che senso? Devi sparare contro, non con quest'arma ma con l'altra. Destra, R1. No, no. Vai, spara. Ora si inizia la tela. Perfetto, R1. Vai, male. Cercane altri, dovrebbero comparire comunque con il fine. Bello! Ok. Chi la sparate? A chi? All'elicottero. Aspetta. Luce a destra. Oh, azzardare proprio, compare. No, no, no. Scusate. Cosa? No, prendi un po' di tempo per mirare. Con le piante davanti proprio. Spago qua sotto. Vai. Ah. Cavi, bello. Pazzesco. Ok, debiti con l'armeria pari a $1,000,000. No, bugia, non lo voglio. No, non voglio questa. Mi ridate la mia pistola. Ah, allora, qua c'è un'altra. Vieni, premuto. Ok. Bene. Bene, si fa partire.
come cambiano le priorità quando sei vicinissimo alla morte. Questo diventa bene. Allora. Prova, bello. Questo è Bollywood. Sì, sembra, sì. Ma tu hai mai visto un film bollywoodiano? Sì. Io no, mai. Male. Ti sei perso i capolavori proprio. Davvero? Ma ci sono bei film o sono trash? No, sono abbastanza trash. Ah, ok. Ma che cazzo dite? Vedi di salire sopra, per favore. Bella questa. Ehi, quel cavo. Lo useremo per scendere. Vai, vai. Mamma mia, pianta. Lo sapevo io. Vai, Madonna, cioè minimo si è rotto, mascella, naso. No, rischia di morire. E invece si rimette in piedi. E anche qualche costola, secondo No, me, è fratturata. disumano, è disumano. Si è fatto malissimo. Allora. Ovviamente si può arrampicare sul tubo, che poi non impara, capito? Con tutti i tubi che si sono già rotti nel corso del gioco, lui Ma comunque persiste. la vita è un rischio. Certo. Vale la pena di correre. Lei ovviamente se ne sbatte pure, cioè non è che dice ti do una mano, caro una corda, ma che? Emma? Chiudi giù sui cartelli. Cacchio. No, ancora. Sono infiniti. Oh, ehi, non sparare! Ehi! Nate! Ma lei? Eh sì, è proprio lei. Come? Conosci questo tipo? Sì. Questo è Drake. Oh. Scusa. Allora, che ci fai tu in questa catastrofe? Saccheggi qualche tempio? Derubi il museo? Anch'io sono contento di vederti. Tu sarai qui per una nobile causa, vero? Siamo sulle tracce di un criminale di guerra. Zoran Lazarevich, mai sentito? Non se ne occupa la NATO. Credono sia morto. Sotto qualche bombardamento. Oh, e tu sei qui per provare il contrario. Sai cosa? Quel tipo è un mostro, Nate. Parliamo di torture, mutilazioni, esecuzioni di massa. Ma ora sta tramando qualcosa. Ma perché qui? Perché devastare la città? Non ha alcun senso. Oh. No. Dimmi che non c'entri niente con tutto questo. Ma è ridicolo. Credo di aver perso. Oh, ehi, è tutto a posto, Clo. Sono giornalisti. Bene, meglio muoverci se vogliamo procedere alla Zarvice. Diamine, Nate. Ehi, aspetta, non saltare alle conclusioni, Elena. Oh, scusate, sbaglio o c'è qualcosa tra di voi? Ah, oh, Elena Fisher. Usato garantito. Ah, bella questa. No, no. Mi fa piacere, ti diverte tanto. Beh, è che non pensavo ti piacesse il tipo raffinatino precisino, tutto È qua. molto più tosta di quanto sembri. Grazie. Oh. Oh, cosa? Ti ha spezzato il cuore. Ma per favore. Forse ho spezzato io il suo. Che dici? Cosa nuova. Dobbiamo muoverci. Aspetta. Loro vengono con noi. Non dire sul serio.
Invece sì, non posso lasciarli in questo casino. Non posso. Ci faranno rallentare, sai che se ci... Se la Zarevich becca te e me insieme... Io non li abbandono. Non puoi giocare sempre a fare l'erba, sai? Nate! Il ballo lo finisci con chi l'hai cominciato, ok? Sì, ho capito. Ma loro vengono comunque. Non ci servono, Salvatore. Grazie. Forse vuoi ripensarci. Via! Bene. Occhio! No, cioè, io non ce la faccio più, sono esausta, ho sparato troppo, vuoi giocare tu, Andrea? Perché è sempre un casino? Ma voglio fare, posso fare lo sborone? Sì. Non uso neanche una volta un'arma. Dai. Ah. Un po' difficile, aspetta. Muoversi. Li ho preso solo a cazzotti. Ah no, la West la voglio. Ehi tu, stai attento dove metti le mani. Beh, aiutatemi con la porta. A tre, uno, due, tre. Andato alle cose. Come farete a passare? C'è una scala di là. Se lo attraversassimo. La corrente è troppo forte. Ah, non mi fa proprio andare. Ok. C'è una scala di là. Ce lo dice. Ah, eccola. E io che cacchio dovrei fare? Scusa, aspetta. Ah, allora mi fa andare a nuoto. Ma. Niente. Tutti che aspettano lì. Bimbo! Vieni, ti spingo su. Vieni qua, ciccio. Con le gambine da top model. E dai, fammi salire. Faccio una cosa da sborone. No, ho sprecato un proiettile, mannaggia. Se riuscissimo a liberare. Ah, ok. Sto risparmiando il serbatoio di sbagliare. Ma adesso magicamente che cosa si creerà? Si porterà a metà strada. No, non l'ho capita. Che cosa vuol dire sta cosa? Ah! Ah, giusto. Oh! Molto realistico, devo dire. Ma no.
Geniale, eh? Andiamo. Ah, non ho munizione. Cioè, non ho proiettile. Sì, capocchio. Dobbiamo farlo fuori. Vai! Che mira di merda. Ovviamente. Ah, no. Ok, via libero ora. Va bene. Abbastanza. Che cazzo volevo fare? Visto qualcosa lassù. Andiamo, di qua. Combattenti della resistenza. Bene. Madonna, ma che è? Muoviamoci, dobbiamo sbrigarci. Bene, qui dovremmo essere al sicuro. Oh! Bene. C'hai combatti alla porta. Immagino non sia per caso che siamo finiti in questo posto. No, non esattamente. Sei uno stronzo. Ok, e allora che cosa stai cercando? Vedi quel simbolo lassù? È noto come pietra centenaria. È un enorme zaffiro grigio. Vale milioni. Quindi, per farla breve, tu sei in competizione con uno psicopatico criminale di guerra per una gemma mitologica. Messa così, sembra una cosa piuttosto stupida. Grazie tante, Jeff. E dovrebbe trovarsi in questo tempio? No. La pietra non è proprio qui. Guardate, no? No, è a Shambhala. Shambhala? Nate? Sì, sai, Shangri-La. Nate, posso dirti una cosa, tesoro? Ripensandoci, forse è meglio continuare questa conversazione. Buona idea, andiamo. Bene, qui siamo al sicuro. C'è qualcosa che non torna, Nate. La Zarevice non può volere i soldi. A lui non servono. Qualcosa ti sfugge. Forza, non abbiamo molto tempo. Voi restate qui. Ok, non muovetevi, d'accordo? Torniamo subito.
come parole false. Ce ne sono altri. Pensi stiano insieme? No, non stanno insieme. Dagli un'occhiata. Questo è senz'altro il tempio giusto. Beh, sembra che la pietra cintamani sia a posto. Deve esserci un'entrata nascosta qua intorno. Aspetta, questo l'ho già visto. Chissà se c'è qualche... Prima volta che apriamo il diario. Marco dice... I won't have sooner entered the wrath of can himself then remove the Cintamani stone from the sacred shrine? Right. M to the pizzo. Republic of Indonesia, 18 dicembre 2009. Nathan Drake, 6/09/9:30-11. Travel Medicine Center. Non dice la data di nascita lì? Single. Nathan Drake. Niente. Non ci sono altri documenti. No. Credo. Quindi... The Istanbul Palace Museum, troppi ricordi. Mongolian fax pass script. Oh. Natale 2003. Quindi si conserva i fiori secchi. Anch'io lo facevo così nel diario. Chloe. Che dici di Chloe? Who? Non si vede. Sembra un quadrato, triangolo, cerchio. Niente. Questo è del primo proprio. Sic parvi Spagna. Greatness from small beginnings. Costa Rica 2001. Ah, quindi è ambientato nel passato. No, bugia. Credo che questo riguardi la versione per PS Vita, però non l'ho giocato, quindi non lo so onestamente. Però non lo so, bro. Arrampicati. Facile. Ma non mi ricordo dove si va. Allora. Ma come cazzo ci arrivo?
ci posso credere. Vieni, l'acqua è un brodo. No, vuoi solo vedermi con la maglietta bagnata. Allora. Come cazzo? Sembra che quelli del luogo usino ancora questo posto. Ah. Non rimane molto delle passerelle là fuori. Ma queste bevande? Cosa sono queste? Boccaccia. Aspetta, vado a dare un'occhiata più da vicino. Ok. Io ti aspetto qua giù. Secondo me dovresti preparare a campi campi su quei cosi. Non ce la fai, allora proprio ad andare a sinistra, Preso. Okay, non c'è bisogno, forse devi arrivare alle mani della statua. Oh, no, basta guardarti così, tutti i giorni. Così l'alto sono. Ah, giusto. Bella, bella. Devo vedere la reference. Ok, e questo è corretto. Poi, il braccio di Joe. No, che cazzo? Questo va bene così. Poi. Credo di non poter arrivare di là. Come faccio? Ah, è di là, sì. Scusa, qui di nuovo un attimo il diario. Sì, la mano è corretta, questa qua. Non so gli altri, però. Forse andrà... No, no, a no. Sinistra, a sinistra. Come a sinistra? E poi forse ti devi fare tutta la parete, così. È bloccato, non posso andare non oltre. C'è altro? No, non c'è altro. Ah, ok. Ok, lo giusto. Grandioso. Grazie. Beh, magari è una fortuna. Ho fatto un ponte. E ora? Dai, ammettilo. Sei impressionato. Già, ora ti lancio una banana. E mo? C'è un'altra cosa. Tutto ok. Controlliamo come sta messa la statua. Quindi manca soltanto quel braccio lì da farlo uscire. Che mi basta da fare. Adesso infiliamo sto pugnale. Aspetta. Che c'è? Clo, questo non è solo un pugnale. È una chiave. Bene.
Scopriamo che cosa apre. È un po' inquietante, ma... Tu di... Ecco, è successo qualcosa? Come se in Indiana Jones adesso è meglio scappare. Velocissimo anche. No, penso di no. Però ci sono altre cose. Indiana Jones apri porte, ti mettono insetti, platte, cose così schifosissime. Ora arrivo. Io sto morendo di fame. Ma no, ma che ne sono? Quasi l'una. Ma cosa pensi? Te la senti? Prima le donne. Prima le donne. Per fortuna non sono claustrofobico. Sai, c'è un certo non so che di romantico qua giù. Beh, i fiori e i cioccolatini? Non sei mai stata tipa da fiori e cioccolatini. Oh, mi conosci bene. Ah. Non rimarremo intrappolati in un buco nero 30 metri sottoterra, giusto? Più o meno. Ma poi mi chiedo, qua c'è ossigeno, come si respira qua? Arriva lo stesso l'ossigeno? Sì, arriva. Piccolo fa. Ok, forse l'ho sottovalutato. Ah, ok. Sembra una specie di albero. E cosa c'entra con la pietra centrale? Già. Si sta aprendo qua sotto. Ok. Forse non sono un idiota io, sì, sono un idiota io. Oh, una trappola. Non può essere vero. Forse potrebbe andare peggio, no? Sì. Ok, è andato peggio. Ehi, davvero? Punto. Oh, dammette. Ok, pensa. È fatta. Via subito da qui. Mi sta passando tutta la vita davanti agli occhi. Andiamo, seguimi. Oh. Non ci credo. Beh, deve essere questo il posto. Ehi, mi sembra familiare. Puoi fare due tutto puzzle qua. Quanto modellazione. Sì. Quelle luci devono servire ad attivarlo. Sì, fin tanto che non si spara va pure bene. Il sentiero della luce. Siamo a quasi più di un terzo del gioco. Allora, posso scendere, sì? Sì. Forse servono quegli specchi. A modo questo puzzle andiamo a mangiare. Sì. Non è cambiato molto. Ma lo posso girare questo? Sì. Non vedo grande. E perché qua? Però non hai una luce che rimette sopra. Ah, ok. Forse potremmo usare quegli specchi per direzionare la luce.
C'è uno specchio lì. Destra. Va, no, destra. Basta far rimbalzare la luce intorno alla stanza. Ce lo sopra, va. Sì. Ah. Allora prova. Vabbè, dai, vai sull'occhio. Infatti, secondo me così è. Allora. Mi sembra strano, però. Vuoi provare tu? No, intendo dire. Vabbè, questo va qua sicuramente. Gli altri non so dove pigliare la luce. Buongiorno. Vabbè, è inutile puntare specchi e cose perché tanto... Al bingo bongo. Ha funzionato, sembra che la prima lama sia tornata a posto. Quindi adesso posso iniziare forse. Che ne dici? Dovremmo arrampicarci su quella cosa? Sì, dovrei arrampicarmi su quella cosa. Arrampichiamoci su quella cosa. Vai. Saliamo qua su. E vediamo se c'è una visuale migliore. Ok, ma fai attenzione. Madonna, cioè mi viene da soffrire di vertigini comunque, ti giuro. Una visuale migliore, sì. Per vedere cosa di preciso? Cadi dalla lama. C'è la lama orizzontale. E dietro di te. Questa qua. Beh. Va in equilibrio. In là. Eppure sembrava una buona idea da laggiù. Potresti arrampicarti sull'occhio? Lui ce la fa. Bene. Gravissimo, gravissimo. Allora. Ce la facciamo? No. Thank you.
cogliarti da là. Ah, no. Ci sono qui. Ah, sì. Quassù ci sono altri specchi. Chloe! Chloe! Sistema l'altro specchio. Eccomi. Bel lavoro. Ok, adesso. Un attimo. Fosse direzionato sull'altro specchio. Sulla lampada a destra. Perfetto. Perché c'è un fucile qua dentro? Significa che qualcuno ce l'ha già stato. No, va bene. Indietro. No, qua è avanti. Qua indietro, dove c'era la cosa spinata. E beh, non l'abbiamo superato da questa parte. No. Sì. No, non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Là qua dentro c'era il tetto che si abbassava con le spine. E io poi l'ho disattivato. Era una trappola. Qua. Da lì siamo arrivati. Qua siamo caduti. E siamo andati sotto. Da sotto, quindi vai indietro. Là. Qua devi finire questo livello ancora. Allora, c'è uno specchio, questo qui, che va a cazzo di cane, probabilmente.
giù. Prova ad andare sul ciccio bello qui. Vai. No. Su quello centrale. Ah, sali sulla lava, dice. Ok, devi salire di nuovo sulla lava. Quindi ma intanto questo lo vedo punto. E prova, vai a destra. Destra, non sinistra. Ah, scusa. No, non si può fare niente. Vedi se c'è qualche specchio giù. Destra. Ecco, l'ho trovato. Sta dietro la lama, effettivamente. Vabbè, tu puntalo dove vuoi, non ha importanza. Devi salire sulla lama. Quello, lo specchio deve andare lì. Clicca sul suggerimento. Ah, sai, sulla lama, vabbè, non c'è tanto, vai. Bene. Ah, perché questa si è abbassata. Resta un'altra lama. Ah, ok. Due spettatori medi. Una sono io. L'altro non so. Tu, eh? No. Sai. Non guardare giù, non guardare giù, non guardare. Ma siamo seri? Cioè, ma sarebbe già morto, ma hai visto che testata che ha dato? Sì. E ora come apro quell'occhio? Spara. No, spara sull'occhio quello. Vai sull'occhio quello lì. No. Quello là, di fronte a te. Ce la fa? Ce la fa. Ah, è chiuso. Comunque. Dobbiamo solo sistemare l'altro specchio. Ah, subito. Lo sta facendo lei. Ok. Bene, così. Vediamo un po' come si è collegato. Prova a spostare questo. Fatto. Apri. Wow, che fico. Andiamo, let's go. Non per niente, ma dobbiamo andare a pranzare. Sì. Così, il segreto di Shambhala è nella gola di questo tizio. Ci possiamo calare? Di sì. Altro padre, probabilmente. No.
Stupefacente. Lo so dove si trova. Proprio qui. Vedi la sagoma di un picco? Ah. Eccola. Significa... Ah. Dammi la scheda. Significa... che la forza di Shambhala è proprio qui. Così ci siamo. Ci siamo. Già. Ci siamo. Addio atmosfera. C'è solo un modo per uscire, pronto? Andiamo. Dobbiamo sparare, vero? Sì, mettiamo pausa. Ok, una sola via d'uscita. Basta, no, abbiamo finito il capitolo, infatti. Salva live. partita. Perfetto. X. No. Vabbè. Manco salvare una partita, so. Quindi siamo al 38%. Scusa, prova a risalvare. Sì, 38% siamo. Buono. Buono. Ciao ciao. Ciao. Ti interrompi.